Uccido. Eccoci. Siamo al vivo. Applausi. Applausi. Un applauso per Fibra. Ok, ci siamo. Ci canterà una canzone, iniziamo. Bravissimo. Cominciamo bene, ragazzi. Ciao a tutti. Ok, ciao a tutti. Ok, dateci segno che state seguendo. Chi siete? Aspetta, eh. Tra l'altro io non leggo la chat, se esiste. Chat. Aspetta, di gruppo. Chat di gruppo. Vabbè, per il momento lasciamo l'immagine del bellissimo Massimo. Prima, io la prossima volta ti passo un'altra immagine più divertente. No, ti prego. Ok, aspetta. Ci siamo. Bene, per tutti quanti, come ho scritto nel... Aspetta che apriamo la pagina dell'evento. Ok, commenti. Potete commentare, scrivere direttamente nella pagina dell'evento, nel post che ho messo in alto, per tutti quelli che ci stanno sentendo. Per adesso uno. Per cui tu, che ci stai ascoltando, dopo questo successo clamoroso di una persona... È un applauso anche per uno! Presente ahí. Raga, Steve, mi sa che sento tipo la registrazione. Sì? Perché sento te parlare, poi sotto mi sa sì. Che... Sì, stai sentendo quella di YouTube. Esatto. Ok, beh, quella, togli il sonoro di quella. Ah, ma che nabazzo, perché ce l'ho sotto, è vero. Ok, intanto andiamo a condividere lo schermo. Stiamo condividendo lo schermo. Aspettate. È il tuo? Ah, ok. Sì, il mio. Ok. Lo vedete? Ok, sì. A posto. Okay. Ok. Oh, ma la gente dov'è? Mia? Gente! Ok, la gente... In teoria dovrebbe commentare e scrivere, infatti io sto tenendo sott'occhio anche la pagina dell'evento per... Commentate. Esatto, commentate. State ragazzi, diteci. Diteci qualcosa. Ma io tra l'altro, ragazzi, non sto capendo un cazzo, eh. Non si può dire. Ah, oh, ecco! Allora, è vero, perdono. Mi autobanno. Mi escludo dalla conversazione per 5 minuti. Aspetta. Ce la faccio. Ragazzi, ok. Scusate, io stavo guardando nella discussione, ma non sapevo. Ok. Ragazzi, sì. Guardate la pagina di YouTube, proprio del video. C'è di fianco la chat. Dove sono collegati tutti. Ah, ma che cavolo. Ciao a tutti. Ciao, okay. Ciao a tutti. Io non riesco ad aprire YouTube. Okay. No. Stavamo aspettando. No. Sulla dai, pagina dai. Dell'evento. Ok, allora, episodio 1. Allora, chi è che abbiamo? Ci siamo. Mamma mia, abbiamo il Bucci, abbiamo Stefano Scucimarra, che salutiamo. Mi so chi sia. Mi sa dalla foto di Ica, sì. E Ica? Ah, ok, ciao Ica, ciao a Christian, grandissimo Christian. Tappo 91 non so chi sia. Se... Ok, Andrea Tentori, Federico Ferrarese, grande, un saluto, Andrea Zanelli, un abbraccio insomma a tutti quanti. Oh, che meraviglia, ok, ci siamo, madonna mia. Ce l'abbiamo fatta, sì. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, sono già le 17.06, siamo già in ritardo di 6 minuti. Mi stai già mettendo fretta, No, vai tranquillo. Ragazzi, aspettiamo un attimino ancora, che magari qualche ritardatario, tanto... Se per voi va bene, dico per voi che siete già collegati. Ok, qui giustamente ci ricordano che avremo sicuramente del lag. Sì, ne terremo conto. Caffè lag. L'ottimo.
Ragazzi, quello è buonissimo, ve lo consiglio. Caffè Lac. È buono qui, soprattutto. Che figata. Ok, salve, grande. Un saluto a Giuseppe Sambito. Ad Andrea, ciao, Giuseppe, grande. Matteo Stella, un saluto. Ma, mamma mia, grandi. Sono Oscar Cafaro. Ah, no, Fede. Grande Oscar. Mamma mia. Adesso sarebbe bello fare come ai workshop della Massive Black o della Gnome. Ragazzi, qui stiamo facendo la storia, ricordatevelo. E diremo un sacco di parolacce, quindi ricordate. Vai Magister! Ce l'hanno con te, grande Massimo. Fede. Sì, sì, assolutamente. Ok. Beh, insomma, c'è già un po' di gente. Oh. Bella Andrea! Ci siamo. Vediamo altri commenti. Ok, Andrea Tentori. Ok. Che facciamo? Aspettiamo fino alle 17:10? Ancora 3 minuti? Ma sì, dai, poi iniziamo. Okay, sì, poi iniziamo. Abbiate pazienza. Spero si senta tutto abbastanza bene. Cioè, ragazzi, io non ho lag da nessuna parte, ma per scrivere c'è una lag nella chat. È allucinante. Ok. Cioè, non riesco io a scrivere. Quello pure io. Aspetta, ma che cazzo? Ok, se... scusate, la brutte parole. Brutte parole, sì, ecco, ascoltate Antonio. Beh, intanto, adesso quello che state vedendo è la mia schermata di Photoshop. Si capisce perché sta scritto prrr a fianco a Steve 99. Esatto, ci sarà il... Io mi occuperò del Bucci. Il mitico Bucci, un cuore puro. Quindi tu ti occupi di Bucci. Esatto, il buon Massimo si occuperà invece del disegno di Ica. Massimo, qual è il nome reale di Ica? Perché, Erika. Così almeno... Federica? No, Erika. 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 Un saluto a Erika. Invece il buon Antonio ci aiuterà facendo da filiner fra minghe, vogliamo un po' di swag. ci occuperà come filiner fra me e Massimo nei momenti in cui fondamentalmente non faremo niente perché dovremo disegnare. Magari ci farà domande così, quelle che gli vengono in mente, oltre a quelle che gli fa. Che farò io per un secondo. Per poco, però sono davvero contento perché penso che, insomma, questo primo evento, un evento così in Italia ci voleva, esatto. È una piccolissima cosa, non è che pensiamo di fare chissà quali grandi cose. C'è un lag soltanto di 2 minuti, fantastico. Wow, c'hai lag nella chat, mi chiede il Bucci. Esatto. Cioè adesso è arrivata sta cosa, mannaggia. Però adesso dobbiamo essere sicuri se il lag non ce l'ha il Bucci di suo. Tra l'altro c'ha il lag. C'è il lag con l'H, mi piace tantissimo. Lag. Ma allora, come aspetta. Il caffè. Ok, vediamo la schermata del buon Massimo. Max, mettiti su, condividi lo schermo di Photoshop. Sì. Allora. Non delle foto ignude. Sto diventando di dislessico, ragazzi. Ho scritto concert. Pronti. Ma proprio non ce la faccio a scrivere concept. Ce la faccio. Lo vedete? Bellissimo. Aspetta, che devo condividerlo io. Ok. Ok, vediamo. Perfetto. Oh, così vediamo il lavoro di Erika. Bene, siamo tutti pronti.
Voi, vabbè, adesso non lo sapete, ma anche Antonio sta lavorando per noi, per voi, perché comunque si sta occupando di tutti. materiale, esatto, per tutti, si sta occupando del materiale per il network di Art Lords, per cui lo diciamo in segreto, nessuno lo deve sapere, rimarrà soltanto fra noi 10. Un segreto E che ci che porteremo nella c'ha la tromba, ragazzi, nella tromba. tromba delle scale. Esatto. Qua da me. Ah, ok, lì da te, ok, Sì, sì, perfetto. sì. Se qui, se era da me o da Antonio c'era da preoccuparsi perché stavo venendo a prenderci. Ok, beh, sono 17:12, direi che possiamo Dai, ma cominciare. sì. No? Si fa, sì. Chi c'è, c'è, chi non c'è, si vedrà la registrazione. Qui tra l'altro mi segna 3:33 dal vivo, ok, va bene, ci spero. Bene, benvenuti a tutti quanti al primo episodio di CAI, Concept Art Italia. Abbiamo qui con noi il buon Massimo Porcella, Ciao ragazzi. Ciao il buon Antonio Minuto. belli. Belli. Aspettate. Aspetta. Siamo. Presento a tutti. Che voglio capire un attimino se sono io o se sto vedendo un attimo. Scusate, perché sto verificando un attimino Come potremmo perdonarti? il perché non vedo dal vivo la schermata di Massimo. Adesso la vedo più. Vabbè. Ok, fate fra noi 24. Ok, vediamo se. Beh, insomma, 24 non è male. Tanto, 25-26 spettatori attuali. C'è qualcuno che ci ha visto e ha detto: no, 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 oddio, meglio non vedere questa roba. Ha fatto bene. Quanta fece, Esatto, quanta brutta gente. Ok, Kai, cos'è? Iniziamo a presentare un attimino l'idea, il progetto. Con molti di voi privatamente più o meno ho chiarito qual era l'idea principale. Niente di in realtà fantasmagorico, anzi un'idea abbastanza semplice. La possibilità di avere in diretta con noi degli artisti con insomma di chiara fama italiana. O di tanta fame, di tanta fame, chiari fame. che potessero insomma spiegarci un attimino il loro percorso formativo, la loro esperienza, e anche il loro metodo di lavoro, magari qualche suggerimento, e questo attraverso, la correzione magari di lavori appunto degli utenti. Che trovo sia una cosa molto 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 utile, sicuramente più per un pochino di più rispetto magari a un semplice diciamo workshop generale. Piccolo grazie ragazzi. poi con noi insomma avremo anche altri ospiti. Se sentite delle ripetizioni, non sono io per l'emozione, ma è proprio perché c'è il lag. Esatto, Lo sponsor ufficiale della giornata. sono emozionatissimo. Anche perché io ho messo in piedi questa cosa, però insomma, non, in realtà non contavo di andare io in onda, speravo lo facesse solo Antonio. Beh, Capito? Mi piaceva stare dietro le quinte. ma tu sei più opinion leader di me, io sono più sparapregnacce. Come avrete intuito dai termini tecnici, saranno comunque interviste Tecnico. molto, molto informali. Chiaramente adesso io sto tenendo d'occhio anche la pagina dell'evento, perché è qui che mi aspetto un attimino di domande. Se invece voi Ti stai aspettando siete. domande sulle pagine di Facebook? Sì, sulla pagina proprio dell'evento,
sulla pagina proprio dell'evento, perché così rimane tutto, diciamo, lì collegato, non viene disperso in giro per il gruppo, ecco, mettiamola così. Il buon Massimo Porcella, ok, raccontaci qualcosina di te, dici chi sei, cosa fai, qual è il tuo piatto preferito? Ma allora, piatto preferito, tanti, che mi piace mangiare, da buon italiano. Facciamo, vabbè, classico, bella lasagna al forno, al pesto, perché no? Hai capito. Un po' di besciamella, ma poca, perché sennò rovini il gusto del pesto. Prossimamente lezioni di cucina con Massimo. Esatto. niente, sono un freelancer, soprattutto concept artist. Mi sono, diciamo, iniziato questa carriera quando avevo 28 anni, quindi nel 2000, oh cavoli, 2008-2009 ho iniziato. Per, diciamo che ho sempre disegnato fino dall'età di 11 anni che disegno, mi è sempre piaciuto far quello, anche se i percorsi iniziali sono stati diversi. Dopodiché, invece, con un'esperienza lavorativa diversa da questa qua, mi ha portato alla fine alla decisione di intraprendere questa carriera. Non è da tantissimo che ho iniziato, in verità. Però è anche vero che mi ci sono messo, diciamo, sotto parecchio per arrivare immediatamente, molto velocemente, a livello in cui sono attualmente adesso, diciamo. Perlomeno a un livello giusto per lavorare, ecco. E dice lui però. Eh? che infame. ti voglio bene, ti offro una birra. Vai, e diciamo che niente, duro lavoro, quello tantissimo. Tanto mi sto girando un caffè, proprio. Vai. Alla grande. Caffè lag. Dobbiamo farla. E ho iniziato a lavorare, vabbè, innanzitutto come freelancer per indie game, progettini proprio iniziali base, quasi praticamente a zero lire, ecco. Tanto all'inizio è bene o male più o meno così. È marchetta. Sì, fai esperienza. Inizi un po' a vedere come gira questo mondo qua. Dopodiché intanto cresci anche, perché comunque, prendendolo comunque seriamente, anche se non è un lavoro effettivo, magari AAA o altro, lo prendi comunque seriamente, quindi ti fai le ossa, fino ad arrivare a, vabbè, oltre che a insegnare, ad avere anche contratti freelancer con sia Italia che in estero. E che dire, quello che ripeto sempre è lavorare seriamente ma in maniera dura, cioè se vuoi arrivare a lavorare in questo settore devi farti, come dire, un bel mazzo. Devi diventare fioraio. Chiaro. Insomma, fai 12 ore al giorno di lavoro. Sì, presumo che... È quello. Un po' per tutti. Esatto. Poi c'è la fortuna magari del ventenne che ha il tempo necessario, c'è invece magari sfiga un po' come me, come tanti altre persone che iniziano magari tardi e quindi c'è la voglia e la premura di muoversi, certo. Perché sennò poi rimani tagliato fuori. Quindi, no. Insomma, è questo. Tutto lì, cioè si può fare tutto, si può fare. Basta volerlo. Qualche consiglio per chi inizia, per chi vorrebbe iniziare? Quali sono, secondo te, magari i punti, diciamo, più critici per chi comincia? Magari ripensando anche alla tua esperienza. Allora, punti più critici, una cosa che a me mi ha sempre dato un po' fastidio, però ho sempre guardato avanti, le lamentele da parte magari di amici, di famiglia. È una cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio, nel senso, ne parlavamo appunto prima.
purtroppo in Italia non c'è ancora una vastissima conoscenza di quello che è il lavoro da concept artist, da disegnatore, nonostante in Italia ci siano disegnatori bravissimi. Però purtroppo quando uno cerca di intraprendere questa carriera non è visto sempre bene da magari dagli amici, dalla famiglia, perché sembra tutta una perdita di tempo. Sì. Questo è un grosso scoglio, perché per una persona magari emotiva o un po' più fragile gli vai proprio a spezzare le ali. È uno scoglionante. È uno scoglionante. Esatto. Sempre dritto devi andare, cioè qualsiasi cosa ti dicano o altro, se è quello che vuoi, vai avanti come un treno, perché è un lavoro, sì, come un lavoro come tutti, e non ti devi far abbattere da nulla. Seconda cosa, disegno. Cioè molti pensano, e molti anche purtroppo ci sono nel nostro lavoro, che sono bravissimi in Photoshop, però magari poi si vede che non sanno applicare magari bene texture, non sanno applicare bene delle foto, perché c'è poca conoscenza in verità di quello che è il tradizionale. E quello è un grosso scoglio. Quindi prima di iniziare a spaccarti la testa su Photoshop, bisogna spaccarsi la testa sul foglio. È la cosa principale. Ma le basi sono sempre importanti. E sono fondamentali, come in tutto. Questa cosa che mi stai dicendo mi ha fatto venire in mente una discussione che facevo con un mio amico e collega Sergio Cosmai riguardo al fatto che molti artisti, molti ragazzi, quando sono all'inizio, raggiungono un punto in cui non, fondamentalmente non hanno questa sorta di paura, di terrore, in cui non riescono a capire se stanno migliorando oppure no. Lui mi citava, credo, non vorrei dire cavolate, credo Darren Yeo, che è un famoso freelancer concept artist, che diceva quando, non vorrei dire cavolate, non lo so, sicuro, però che diceva che appunto quando ti trovi in quella valle in cui ti sembra non ti sembra di uscirne, in realtà è proprio il momento in cui stai andando avanti, stai proseguendo, e quindi di tenere duro e di andare avanti. Però invece molti si abbattono perché vedono i lavori anche di altre persone che magari ammirano e quindi dicono porca miseria, mi sembra di stare fermo, io ce la sto mettendo tutta ma non serve a niente, sembra che è tutto così, tutto fermo, e invece bisogna tenere duro e andare avanti e capire quali sono i punti su cui migliorare. Esatto, ma non solo, cioè appunto per questo deve spronarti ancora di più. Cioè io prendo sempre riferimento dai grandissimi. Cioè, grazie. È la cosa... Belli, che modesto. No, ma io ringraziavo a nome di Oscar. No, perché la cosa migliore, non bisogna abbattersi, anzi, bisogna raggiungerli. Cioè, quella è la forza. No, ad esempio, a te mai capitato questa cosa? Se ti è capitato, come l'hai superata? Che cosa hai fatto? Allora, sì, mi è capitato, mi capita anche tuttora, per carità. Non nascondo, perché cioè, c'è sempre da migliorare, ma anche, lo ripeto sempre, anche a 80 anni vorrò migliorare. Sempre. Come l'ho superata? L'ho superata un po' perché sono una testa calda io e vado sempre avanti. E un po' anche perché comunque, diciamo, ho una persona accanto che mi sostiene parecchio. Okay. Quindi mi dà una mano anche in quello. Anche nei momenti peggiori c'è sempre, e quindi cioè, riesco ad affrontarlo meglio. Ok. Nel frattempo, come vedete, Massimo si è messo a lavorare sull'immagine di Erika. Perché appunto era uno dei punti importanti di questo streaming. Ti riporto, tra l'altro, magari puoi applicarla a queste immagini, alcune delle domande che ci hanno fatto qualche tempo fa alcuni degli utenti, Marco Tappelli e Teresa, che chiedevano ad esempio come poter rendere più dinamico il disegno a livello di luci e colori. Come applicare le texture fotografiche, in che modo, cioè come si fa
perché effettivamente è uno degli errori, fra virgolette, principali in cui si incorre, cioè avere delle texture, volerle usare, ma evitare l'effetto appunto di qualcosa di appiccicato, certo, che è solo fastidioso, cioè anziché andare a rendere più interessante va in realtà a rendere più kitsch l'immagine, e questo è sicuramente un effetto. Ma allora, diciamo che vediamo un attimo, qua avevo preparato già, tipo ad esempio, proviamo a vedere un attimino, una roba del genere. Allora, innanzitutto, premetto, libreria, farsi una libreria fotografica. Per quanto riguarda luce, colore, mood, a me è servito tantissimo la fotografia. Cioè, una cosa che per un concept artist è importante, non dico di diventare fotografi, per carità, non sono un fotografo e me ne riguardo bene da esserlo, perché ci mancherebbe, però avere un buon occhio critico e imparare abbastanza bene quello che è la fotografia, perché ti... non solo ti insegna anche a livello di composizione come comportarsi, però riesci bene, meglio a studiare quella che è la luce, il mood, quindi l'atmosfera, i colori, come quindi si va a comportare la luce su determinati luoghi, oggetti. Quindi cosa principale è avvicinarsi alla fotografia, tantissimo. Per quanto riguarda la texture, ci sono tanti modi di applicare una texture. Dipende anche dal dipinto sotto, ovviamente, quindi dalla cromia che c'è sotto. Si può applicare in maniera o in normal, io ora sto parlando di blending, di Photoshop, si può applicare appunto in normal o in soft light, overlay, lighten, color dodge. Dipende dall'effetto che vuoi avere, dal dipinto che c'è sotto. Tipo in questo caso, ad esempio... un attimino, per avere un effetto che potrebbe interessare almeno la prima zona iniziale, io posso applicarlo o in soft light per avere una grana semplicemente della texture, oppure se comunque la foto mi piace, con la gomma andare diciamo a disegnare la texture, perché la gomma è un pennello. Non è semplicemente la gomma per cancellare. In Photoshop la si usa proprio come un pennello. Eh sì, è vero. E quindi in questo caso, ad esempio, se voglio dare già un minimo di texture, come dicevo anche a Ica, che gli avevo scritto appunto per quando ho visto questo lavoro qua, un minimo di texture iniziale, con il pennello vado leggermente, con il pennello, scusate, con la gomma vado leggermente a sfumare la zona. A giocare un po' con la cromia dell'immagine. E boh, per darci semplicemente già un effetto iniziale di quello che è diciamo la trama della fotografia, della texture. In questo modo non è né forte, quindi non è semplicemente un collage di una texture o di una foto, ma è una trama che mi è utile anche a me, tra l'altro, per continuare poi quello che è il mio dipinto. Ok. Ogni tanto Photoshop ciocca. Ok. No, normale, poi un giorno parleremo anche di tutti gli errori di Photoshop. Già. Quali sono, come evitarli? Meno male che non è Maya. Mamma mia. questo invece è un altro discorso sicuramente molto interessante, l'integrazione della parte 3D con, assolutamente, con la parte di concept, visto che ormai si lavora soprattutto in quei termini, sicuramente per le grandi produzioni saper integrare il 3D e il 2D deve rientrare ormai, fa le caratteristiche, le capacità, le skill di concept artist. Infatti è ormai richiesto, cioè il 90% del lavoro, come ben sai anche te, si passa da una base 3D oramai, per forza. Sì. Quindi bisogna... Anche il 2D artist deve imparare almeno un minimo di quello che è la base del 3D, per forza. ZBrush, Maya, 3D Max, quello che è. Perché sennò viene tagliato fuori. Ah, sì.
Io qua ho una cosa che, vabbè, ripeto sempre anche ai miei, diciamo, studenti. Crearsi subito una... Qua cosa sono andato a fare? Sono andato un attimino a strecciare l'immagine per aggiustare un attimo la prospettiva. Ok. E mi vado a creare una tavolozza colore. In questo caso una cromia di grigi. E grazie a questa io cosa faccio? Vado semplicemente a... come cavolo si chiama? A campionare i vari colori, i vari grigi, per costruirmi il mio dipinto. Infatti c'è il foglio bianco, io di solito non parto mai dal foglio bianco. Parto subito da buttare giù macchie, come un dipinto, come un quadro olio. Inizi giù a buttare macchie e dalle macchie poi tiri fuori quello che è il tuo dipinto, diciamo. Ah, ok. Vediamo un attimo sul... Oh, beh. No. Oh, ragazzi, se avete domande, come ho scritto qui nella chat, andate e scrivete direttamente nel... Andate e scrivetene tutti. Scrivetene nella pagina dell'evento. San Cristian, sì. Direttamente a me. Cioè, non so se chi è che conosce, penso Marco Taffelli, Fabio Conte, che ha scritto: leggere Porcella e vedere due poppe dopo 20 minuti capire che non sono connesse. Ci sono rimasto male. Allora, qui non siamo facili prede di queste cose. E le poppe non ci toccano. Cioè, siamo noi che non le tocchiamo, eh? Vabbè, evitiamo questi discorsi. Okay. Le poppe ci evitano. No, perché so una cosa, sì. Devo fare anche da moderatore. Ecco. Poi, aspetta, riguardo alle domande, perché mica è finita, eh. Vai. Dicevo, come rendere più dinamico il disegno a livello di luci e colori? Okay. Aspetta, aspetta, c'è anche una domanda annessa. Come rendere luci riverberi senza cadere nella sovraesposizione eccessiva con rischio di perdita del dettaglio? Teresa Guido, mi sa che me la... Sì, Teresa. Grande, sì, Teresa, se ti stai ascoltando. Esatto, un saluto, bravissima Teresa. Bisogna imparare a dipingerle, in poche parole. Sia con l'utilizzo della fotografia che l'utilizzo dei blending di Photoshop. Quello è per quello che dico che la fotografia aiuta tantissimo, perché ti insegna proprio a capire bene come la luce, i riverberi e quant'altro lavorano sull'anatomia dell'environment. E in Photoshop di trucchi ce n'è veramente tanti. Con i blending riesci bene o male a ricoprire tantissimo di quello. Se è quello che chiede, sì, di aver... penso di sì. Penso di sì. Ok, nel frattempo, oltre a Massimo, anche io sto facendo overpainting, come promesso, sul lavoro del Bucci. Di Riccardo Bucci. Questa miseria, quanti pennelli. No, sono pochi, sono pochi. Cavacca. Vediamo un po'. Allora, pennelli, tanti mi chiedono, ma li usi tutti? Allora, diciamo che non dico tutti, però una gran parte di questi li uso, perché mi piace sperimentare sempre. Tantissimo. E il più delle volte non inizio mai neanche con quasi un pennello unico, in verità, perché mi piace sperimentare. E poi comunque non si sa mai. Poi ho già pronta la prossima domanda, eh? Vai. Ok. Che sta succedendo? Sta facendo il cambio. È un po' lento. Aspetta. Scusate, è un pochino lentino il mio computer nel cambio di... Sì, ce la puoi fare.
Intanto ti leggo la domanda di Marco Taffelli. Qualche consiglio per come impostare inizialmente un nuovo disegno, buttare giù le prime forme, eccetera. Insomma, come diciamo il timore del stare tutto quanto. Allora, come vi risposto te in Kai a un ragazzo, non mi ricordo il nome, iniziare sempre innanzitutto da una storia, prima di tutto, quindi già fare una sorta di regia mentale. Dopodiché iniziare a lavorare su quello che è le shape. Quindi c'è andare già a impostare una struttura anatomica di quelle che sono, diciamo, i props che vanno a creare l'environment. Dopodiché, una volta che hai costruito queste shape, ti vai a costruire tante, almeno una decina di sketch, ti vai a costruire quello che è la tua idea, la vai a buttare giù, a sviluppare quello che devi fare, tra l'altro, come lavoro, cioè visualizzare l'idea che hai in testa, il concetto. E mai fermarsi al primo sketch, mai, sbagliatissimo, buttane giù una decina almeno. Ok. Per quanto riguarda invece... Aspetta che mi stai laggando, Steve. Laghi, laghi. Mi sa che è scomparso. È morto Cristi al massimo. Porca miseria. Ah, io non sento neanche quello, tra l'altro. Bellissimo. No, 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 io prima sentivo quello, ma adesso no. Il povero Christian è andato. Lasciato, raga. Anzi, ci ha lasciato da solo, adesso in balia. Il Esatto. canale delle mie bellissime prolobuità meravigliose. Ragazzi, siete avvisati, so cazzi. No, dai, cercherò di mantenere un contegno, ve lo giuro. Quant'è vero che mi chiamo Giacomino? Ve lo giuro. Senti, Massimo, una domanda forse più stupida che non altro, però ecco, ci stavo pensando proprio in questi giorni. Io col pennello vado sempre un pochettino a random, no? Nel senso, becco un pennello, poi gli Connessione qua piazzo magari. quella specie di funzione opacità che si trova di fianco allo slider opacity. Ok. Eh? Cristian, aspetta un attimo, gli sto facendo una domanda. Vai. No, se mi ero soltanto per recuperarmi. Ci sono. Allora, mi succede più di una volta che quando vado a selezionarmi un pennello, non è mai, diciamo, così come è nato. In teoria. Cioè, non so se, forse non mi riesco a spiegare. Allora, se te hai attivi queste funzioni di opacità e riduzione del Aspetta, ma tratto. tu parli del transfer qui sull'F5, diciamo, la No, tavola no, dell'F5. no, parlo di quello che sta in alto a sinistra, proprio sopra il cursore, Ok, sì. quello che ti trovi a destra. Sì. Allora, cliccando su quello, tu ti trovi un pennello che praticamente con la pressione crea Esatto. l'opacità, Sì. e con quell'altro opposto crei un pennello che con la pressione fa diciamo, la forma. Aumenta e diminuisce. Però, se tu crei un pennello, diciamo di base, tutti quanti i comandi ce l'hai lì sulla destra. Ok? Tu crei un pennello che di base già fa opacità, per esempio con la pressione, magari non funziona con la pressione. La grandezza del pennello non funziona con la pressione, ma funziona solo l'opacità.
Ora, come faccio io a beccare il pennello giusto che è stato creato a monte dal disegnatore o dall'artista, in genere? Cioè, se te vai sui pennelli e sull'icona, quella lì dove stai andando adesso, in teoria mi ritrovo tutti quanti i preset già pronti? Esatto. Ok, però bisognerebbe sempre disattivare questa ma cosa. Ma tu vuoi praticamente velocemente selezionarti il pennello che ti serve? No, 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 no. Allora, aspetta, aspetta, fammi aprire un attimo la... Allora, io ho trovato una differenza cliccando lì dove vai tu, in questo momento, e invece cliccando tra i pennelli predefiniti. Che sarebbe Brush Presets, che è adesso attivo a fianco alla toolbox che hai sulla destra. Sì. Ora, mi capita più di una volta di cercare tra i pannelli predefiniti, uno in particolare, dove ci sta pure la thumbnail che mi fa vedere come dovrebbe funzionare la cosa e tutto, sì. Però mi capita che praticamente non il mio tratto, vabbè, là è questione di allenamento e tutto, però il mio tratto non rispetta mai il tipo di pennello che ho selezionato. Per cui ogni volta che lo scelgo mi tocca sempre prendere e rivedere un pochettino, no? Fissare qualche cosa, andare nei settings. Sì. Cioè non riesco apposta, mai, forse perché sono un deficiente io, ma non riesco mai a utilizzare il pennello che di base è stato creato. Che cioè, è strano nel senso, non il è solito perché quando... Vabbè, Steve, vai. No, vai tu. No, vai, tranquillo. No, ma prego. Ma risponderemo la prossima volta a questa domanda. Va bene, ragazzi, questa domanda era troppo difficile. Vabbè, io personalmente, appunto, credo che sia normale perché quando vengono creati i pennelli con le impostazioni, diciamo che il disegnatore fai soltanto la forma, perché tanto poi comunque ognuno se la va a settare come vuole, proprio per evitare che il pennello sia troppo identico per tutti. Cioè, almeno a me capita così, io comunque me li vado a settare di volta in volta, non ci ho mai pensato io troppo. Per dirti, alla fine ci sto quasi mettendo una pietra sopra, ma io ti, cioè, se cosa dovresti fare, provare a fare perlomeno, a settarti il pennello, e una volta che te lo setti, che hai il pennello già settato, dovresti andare qui dove c'è il cursore, sì, cliccare e fare New Brush Preset, dovrebbe salvartelo con le funzioni che gli hai dato. Ascolta, Massimo, c'è un'altra domanda di Rita che chiede: come affrontare il blocco creativo? Un concept artist deve produrre centinaia di disegni nuovi e diversi, sembra non aver tempo per potersi fermare e raggruppare le idee. Come fate? Allora, come si fa? Non siamo maghi, prima di tutto. E seconda cosa, prima di noi altra gente ha fatto altri lavori, prima di loro ne hanno fatti altri e così via. Cosa fondamentale è guardarsi in giro il più possibile. Continuare a guardare concept di altre persone, di altri colleghi, quadri, fotografie, qualsiasi cosa, anche mentre sei per strada, guardare un palazzo come è fatto, una via come è strutturata, qualsiasi cosa, prendere la testa, cioè incanalare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di informazione a livello visivo, prima di tutto. E poi, vabbè, una ricerca, farsi tanta ricerca fotografica, tanta ricerca in internet e lavorare sempre con un template sotto. Nel senso, voglio bello gigante. Ora dovrei fare, facciamo una bella cosa. Mettiamo che questo qua è il mio template di lavoro. Ok? Io lavoro sempre in questo modo qua. Per esempio, qua vabbè, c'ho il mio sketch da fare, il mio sketchino, l'altro sketchino e così via.
un buon modo per sviluppare meglio la fantasia e per, diciamo, lavorare con più informazioni allo stesso momento è riempirsi questo che è il mio template di lavoro con immagini, concept, foto, qualsiasi cosa. In modo tale che quando io vado a lavorare ai miei sketch, ho sempre comunque in maniera visiva le foto e le reference che ho trovato. Sempre. Mai lavorare senza delle reference. È una cosa sbagliatissima. Cioè, anche il miglior disegnatore, se deve inventare qualcosa, non le inventa da zero. Ma si va a studiare prima quello che deve creare. Assolutamente. Poi, ovvio, dopo un po' che lo fai, arriverai anche che, al punto che magari, non so, devi fare la foresta per la 200ª volta, la foresta, non ti servono altri riferimenti dalla foresta. Però ha iniziato anche lui così. Cioè, nessuno è capace di disegnare qualsiasi cosa, assolutamente. Quindi riempirsi la testa di immagini, ma tantissime, tantissime immagini. Poi vai, dici qualche artista che ti piace. Cioè, allora, io ho iniziato. Ispirazione. Ho iniziato ispirato tantissimo da, vabbè, Kekkei Kotaki, da Richard Anderson per lo stile grafico e pittorico allo stesso tempo che ha, perché è fantastico, ha creato proprio uno stile che è, boh, non lo so, al di fuori di ogni logica. Per quello che riguarda me, ci mancherebbe. E tantissimo Levi Hopkins, ad esempio. Sì. Perché riesce a unire con il 3D e il dipinto, fa delle cose pazzesche, assurde proprio. E poi, vabbè, il mio guru per eccellenza, proprio che metto sul piedistallo d'oro, anzi di platino, è Daniel Dociu. Ah, grande, sì. Per me è un pazzo visionario... è unico nel suo genere, è pazzesco, non so, io quando vedo i suoi lavori, specialmente di Envy, rimango sempre a bocca aperta. Cioè, io mi ricordo, non so se Oscar, io mi ricordo un po' di anni fa, ci fu una mostra in Val d'Aosta, anzi la primissima mostra, in realtà mai ripetuta, purtroppo, di concept art, dedicata al concept art, dove io incontrai Alex, forse lo dissi proprio a te, Taini. Ah, sì, Alessandro, sì, Taini. Sì. Incontrai lui, incontrai Dociu, Kekkei, c'era Spart, c'era un sacco di gente. Peccato che non si è più ripetuta una cosa del genere. Tra l'altro... fu la prima esperienza organizzata da Dio, da Game Art Gallery, per cui veramente, poi da allora non si sono più fermati, per chi li conosce, hanno continuato. Effettivamente questi sono degli autori veramente che spaccano, soprattutto Kekkei, infatti volevo dire, veramente un ottimo esempio, per chi magari l'ha seguito un po' di più e ha seguito anche il suo percorso, avrà notato che quando poi è stato preso in Bungie, a differenza di quello che uno pensava, l'hanno bloccato inizialmente, a virgolette chiaramente, o si è bloccato lui, insomma, sì, si è messo a studiare, a lavorare un pochino su le cose che evidentemente riteneva che gli mancassero, e ci ha lavorato parecchio, e infatti gli ultimi lavori che ha fatto, i lavori comunque anche per Destiny, sono veramente una spanna sopra rispetto a quello che faceva prima. Sono allucinanti. Quindi veramente, questo a dimostrazione che, cioè, voglio dire, al tempo che Kekkei, nonostante tutto, era già... famosissimo. Posso dire, sì, famosissimo, cioè volendo in un'ottica brutalmente e bruttamente all'italiana, avrei potuto dire, ma sai che c'è, io me ne frego, tanto io sono Kekkei e tu non sei nessuno, cosa che ovviamente Oscar e Lorenzetti e altra gente che lavora all'estero da tanti anni saprà benissimo col cavolo che fanno questo tipo di ragionamenti, perché sanno che si fregano da soli, e invece si è messo in discussione, cosa... giusto. Veramente importante a qualsiasi livello, sia che tu sia un giovane artista che uno magari un pochino più rodato, per cui bisogna sempre lavorare. Giustissimo.
ma assolutamente. Ripeto, non si smetterà mai di imparare, mai. E poi l'importante è essere umili, sempre. Quello, sì, assolutamente. Assolutamente. Perché tanto ci sarà sempre quello più bravo di te. Quindi non... Non è vero, non è vero. Ragazzi, io non sto parlando perché Christian mi ha bannato praticamente, però... non è vero, che ha fatto? Guarda, non lo so, però mi stanno venendo in mente tante di quelle boiate pazzesche. Che... Ah, no, vai, tranquillo. No, vai. Dai, vabbè, per oggi mi trattengo, ragazzi, ma la prossima esplodo. Vai, no, Beli, ma la prossima non ci sono, magari no, vai, che ora ci sono io, voglio sentire. Posso dire le parolacce di nuovo, ripetiamo. Vai, dire le parolacce. Cacca, va bene. No, stavo pensando, no, bisogna essere umidi per fare queste cose. Esatto. Umidi. Umidi. Molto umidi. Certo. Umidissimi, direi. Quello è importante, perché bisogna sudare molto, giustamente, alla scrivania. Penso che sia umida la scrivania. Ma ragazzi, adesso allora, a proposito di questo discorso, voi come risolvete i problemi di umidità alla scrivania? Cioè, il braccio che si appoggia alla scrivania, no? E ti suda. Adesso a me mi suda. È vero, confermo. Come fate? Ci convivo, malamente, ma ci convivo. Ci convivete malamente? Ok, perfetto. Va bene. Beh sì, ci sono effettivamente dei problemi sottovalutati che ogni disegnatore affronta a modo proprio, tra cui effettivamente l'umidità. Quello delle ascelle. Quello delle ascelle. Sì. Sono diversi. Un'altra cosa, per legarmi un attimo al discorso di texturing di prima. Sì. Ad esempio, a sto giro mi è servito di più il soft light per mettere un po' di trama di texture del ciotolato. Okay. Perché sotto comunque c'ho una luce abbastanza intensa, non c'è uno scuro più, diciamo, più presente, e già quindi in soft light, o anche addirittura, si potrebbe dire, in overlay, forse ancora meglio, in questo caso invece che in normal, l'overlay o il soft light è più indicato. Ok. E poi con la gomma, ripeto, si va a sfumare sempre il pezzo. Ma quando fai i lavori tipo in fiera, no? Che ti capita magari di lavorare sulla Cintiq, su qualcosa in digitale, no? Ti è mai capitato di sentire commenti o di ricevere commenti del tipo: ah, vabbè, ma lo sta facendo il computer? ultimamente mi è capitato proprio una cosa del genere, di gente che guardava la proiezione e guardava e diceva: oh, stupendo. Poi veniva da me, che stavo lavorando su una Cintiq, diceva: ah no, vabbè, ma lo sta facendo il computer, no? Certo. La cosa brutta è che non è la gente in fiera, ma è quelli che ti danno lavoro. Ah, anche sì. Sì, specialmente appunto magari soprattutto, diciamo, gli italiani che ti danno lavoro, che magari gli spari il prezzo e dico: ah, beh, però dai, fa il computer. Comunque sì, capita, e come, purtroppo c'è anche questo, cioè. Oppure tipo, vabbè, purtroppo le fiere italiane, soprattutto di fumetto e videogiochi, hanno delle regole non scritte abbastanza brutte. Qui in Italia perlomeno, perché all'estero invece è tutt'altra cosa. Chi ha provato sa di cosa parlo. Del tipo, siccome ti vedono lì a disegnare, fondamentalmente che non stai facendo niente dal loro punto di vista, esatto, o niente che abbia un qualche tipo di valore o di complessità. Esatto, ti chiedono lì e ti chiedono qualunque cosa, cioè, senza ritegno, no? Sì, lamentandosi, sì. Anche
Ma non ci assomiglia. Vabbè, dai. A me è capitato appunto ultimamente che di fare dei disegni in digitale, purtroppo non c'era una stampante, qualcosa, e allora mi hanno detto, ma vabbè, ma scusa, ma se tu fai il disegno e io lo voglio, no? E come faccio? No? Vabbè, ma non è previsto che io ti dia esatto. Questo disegno, no? Vabbè, ma allora così è inutile, assolutamente inutile. Beh, il discorso di prima, che non considerano questo un lavoro, okay. Fondamentalmente. Cioè, e come mai, secondo te, qui in Italia abbiamo questo problema? Vabbè, dacci la tua versione, perché sicuramente ce ne sono migliaia. Diciamo, la mia versione è che nonostante siamo il paese dell'arte per eccellenza, negli ultimi 100 anni, 90 anni, abbiamo preso tutto questo e l'abbiamo buttato nel cesso completamente. E abbiamo delle strutture, dei licei, abbiamo delle accademie che sono vecchie di 50 anni, 60 anni. Ma sì. Chi ci insegna anche, purtroppo, bisogna dirlo perché è vero, chi ci insegna anche, magari sono gente che disegnava 40-50 anni fa e non ha più preso un pennello in mano ad oggi. La cosa che bisogna sempre dire è che l'illustrazione, comunque il campo del disegno, è in continuo movimento. E, a livello anche di tecniche, cambiano tantissime, dalle regole basilari, principali, si evolvono. E quindi abbiamo gente che non dipinge, non disegna da 50 anni e pretende di insegnarci. E purtroppo quello ci penalizza. Poi magari vai in California, in America, che per quanto bella possa essere, d'arte in teoria non c'è un cazzo, però c'ha delle, scusate la parola, però c'ha delle accademie con dei professionisti che lavorano da 20 anni nel settore e continuano a lavorare nel settore, ti insegnano cose, vedi il ventenne, anzi il diciottenne che esce dall'accademia in America, che è una cosa allucinante, cioè tu lo guardi lavorare e dici sì, ok, la mentalità, che abbiamo noi più che altro è, non noi, noi è un discorso a parte, ma quello che hanno i professori è il fatto che non si aggiornano, nessuno si aggiorna. Sì, non si aggiornano. Cioè, stiamo tutti quanti belli, comodi sulle nostre poltroncine. Esatto. Senza... ormai tanto il posto di lavoro quello è ormai ce l'hanno, infatti così, cioè, e invece purtroppo... aggiornarsi è importante, anche scaricare le nuove versioni di Photoshop, ragazzi. Ok, l'argomento download, chi ha aggiornato il proprio iPhone, ragazzi. Un'altra cosa, sul lavoro, diciamo, su questa cosa qua che sto facendo sull'overpaint. Parte questa cosa qua. Ok, per velocizzarsi sempre di più, la cosa migliore, come dicevo prima, farsi una libreria di texture e di pennelli, tanti pennelli. Questo non vuol dire che devi smettere di disegnare o altro, ovviamente devi saper fare un albero, ovvio, perché se no, anche se tu hai il pennello albero, non lo saprai mai collocare nel quadro, se non lo sai disegnare. Come se non sai disegnare il quadro stesso. Però per velocizzarsi è importante farsi una libreria di pennelli, quindi di pennelli magari rami, alberi, case, qualsiasi cosa, qualsiasi. Perché per lo sketch veloce soprattutto viene facile, perché tu vai già a fare una composizione dell'immagine molto velocemente e lavori anche meglio, lavori. Chiusa la parentesi. Sì, assolutamente. Poi in realtà più avanti pensavo comunque di affrontare anche il discorso dell'ottimizzazione dei preset, dei pennelli, tutto quanto, per aggiornarci un attimino tutti quanti. Certo. In realtà io invece personalmente lavoro in un altro modo, quindi... perché sono troppo scemo e quindi non ce la faccio a lavorare perché non ce la faccio a lavorare con troppa roba insieme, qui ho bisogno di calma e tranquillità.
non topi i pennelli, insomma, mi perdo più tempo ad usare i pennelli, mamma mia. Vabbè, però questo è soltanto di lavoro, di metodi lavorativi. Ok, intanto io sto proseguendo il lavoro del buon Bucci, voi non lo vedete, ma fidatevi, dovrete fidarvi. Dov'è che sta? Ah, ok, tu non stai facendo un cavolo, ecco la verità. Ma aspetta, lo vedo io? Sono curioso, quindi. No, non si vede. Non so se si vede, se voi lo potete vedere. Perché prima ho provato a condividere la schermata. No, mi sa di no, ancora no. Vabbè. Ok. Mannaggia. Okay. Va bene. Ok, ho fatto bene a nascondere tutto quanto. Ah, un'altra cosa fondamentale, ma iniziare dalle quinte, ragazzi. Cioè, io qua mi sono preoccupato di quello che è, diciamo, il background e il middle ground. Mm-hmm. Le quinte vengono dopo. Adesso mi occupo un attimo delle quinte al volo per finalizzare bene o male la scena. Se tu inizi dalle quinte, ti chiudi già il quadro, il teatro è già chiuso, e lavorare poi a quello che è il middle ground e il background è un gran casino. Tu come fai a suddividere i piani a livello di grigi? Cioè, con quale logica? Che tipo di grigi usi? Cioè, allora, hai qualcosa in mente? Non lo so, di. Vabbè, inizio innanzitutto, come ho detto prima, buttando giù cromie di grigi, perché la maggior parte del lavoro lo inizio in scala di grigio, anche se il più delle volte, cioè non più il più delle volte, ma alcune volte inizio subito con colore. Butti giù proprio delle tonalità di grigio, che non sia nero completamente o bianco completamente, perché nero e bianco in natura non esiste, assolutamente, già anche partendo dal grigio. E infatti poi qua si andrà un attimino a schiarire il tutto e vi faccio vedere come, cioè per come lo faccio io, diciamo. Io butto giù macchie grigi completamente. Andiamo un attimino, che più che spiegarlo lo faccio, perché a spiegare mi riesce sempre più complesso. In verità è semplice. Allora, innanzitutto il foglio bianco mai, è una cosa che io proprio detesto. Quindi inizio sempre con il buttarmi giù una sfumatura sopra e sotto. E grazie a, diciamo, queste sfumature, io qua ho già la mia tavola di grigi. Con questa inizio a comporre quella che è la mia immagine. E io qui ho tutta la tonalità di grigi che mi serve. Completamente. C'ho anche la porzione di cielo. Inizio con un pennello sfumato perché all'inizio non voglio definire nulla, come in disegno, come anche il tradizionale. Mm-hmm. Una volta che mi imposto quella che è, diciamo, la mia tavola, allora tolgo la sfumatura, quindi aumento la durezza del pennello, e inizio poi a definire appunto il quadro, quello che sto facendo. Però la cromia io ce l'ho già grazie alle macchie di grigio che ho tirato giù. Questo funziona anche col colore. Anche con il colore? Anche con il colore. Ecco, ad esempio, questo è un problema che hanno molti, cioè come passare dal grigio al colore, con quali, diciamo, con qual è l'idea, okay, la logica che sta dietro, ecco. Allora, innanzitutto c'è un botto di modi, in verità, specialmente, vabbè, ovviamente in Photoshop, parlando di Photoshop. La cosa bella di Photoshop è che è un programma che ti permette di fare qualsiasi cosa. Glielo dico sempre, se una cosa la pensi, su Photoshop è fattibile. Al 100%, basta trovare il meccanismo. E, ad esempio, si può colorare con texture direttamente su scala di grigio, si può colorare con appunto i blending di Photoshop, quindi con il colora, il soft light per dare dei colori base iniziali per poi andare magari in normal. Cosa fondamentale, ovviamente, è cercarti, come ogni pittore, una tavolozza colori. Quindi
questo non è un consiglio che do, è andare a cercare sempre, anche lì, reference. Ci sono dei concept che ti piacciono a livello di cromia? Benissimo, prendi quei concept, li metti tutti lì e usi quelle cromie lì. Foto, fotografie di paesaggi, di persone, per quanto riguarda magari la pelle. Ok. È tutto un... ti devi fare una tavolozza, proprio, una tavolozza colore, proprio come i pittori. Semplicemente. E da lì vai a tingere con la tua tavolozza colore la tavola in scala di grigio, iniziando magari con un soft light, che è un leggero, dai una cromia base, quindi un colore base, per venire poi sempre più in fuori con le cromie in normal o magari in soft light o color dodge per le luci e quant'altro. Oppure direttamente con texture. Se io ora qui dovessi andare ad applicare una texture a colori, inizierei già a vedere del colore sotto. E okay. Per applicarla una texture, anche qua, per colorare con una texture, ad esempio, usi il soft light. La butti in soft light o in color dodge e inizi a vedere delle parti già a colore. Fondamentale è una cosa che non è che tu applichi texture ovunque, non devi fare un matte painting in questo caso, si tratta di concept art, di concept. Quindi ti basta semplicemente anche una cromia di una texture per poi avere una tavolozza colore direttamente sul lavoro. Non so se mi sono spiegato. Nel senso, io vado a mettere una texture qui. Sì, vabbè, oddio, sì, io sì, però... Aspetta, vediamo se, ad esempio, vado a mettermi, aiuto, dov'è? Vado a mettere una texture qua, in soft light, per esempio, e io ho già una mia base colore. Questo non significa che devo tappezzare il dipinto di foto, eh. Significa che ho la mia tavolozza colore per iniziare a dipingerci poi sopra. Quindi facendo un nuovo livello, in normal, col mio pennello, campiono e inizio a dipingere. Quali sono le domande? Tu hai, per chi non lo sapesse, Massimo insegna anche in una scuola di Torino, giusto? Sì. Ok. Si può fare Di il cui uno... nome Sì, o... per quanto mi riguarda, certo. Perché magari è interessato, cioè i Master Art, a Torino ce ne sono due di scuole alla fin fine, i Master Art e Event Horizon. Ok. I tuoi Così a Milano, studenti per qual è? la par condicio, giustamente. Di solito i tuoi studenti che tipo di quali sono le prime domande che ti fanno proprio inizialmente quando arrivano? Cioè... Le prime domande su quello che riguarda, diciamo, iniziare a fare il dipinto o il tipo di lavoro? Entrambe le cose, vai. Allora, per il dipinto, la domanda che ha fatto prima Ica, mi pare, è appunto l'idea di partenza, come fartela tirar fuori. Quella è una domanda che in effetti è uno scoglio per tutti, cioè non è facile in effetti. Quindi quella è una domanda che mi fanno spesso. Per quanto riguarda lavoro, la domanda principale è: c'è lavoro? Toc toc. C'è E lì, lavoro? no, è uscito fuori un attimo. Torna subito. Quella è una domanda che mi fanno spesso, tantissimo. Giustamente, perché alla fin fine uno fa una scuola anche per avere un futuro lavorativo. Ah sì? Oh Madonna, no, questa cosa non la devo... Vero. No, no. L'importante è non fermarsi solo alla scuola. Perché cioè, tu ti fai le tue una o due belle lezioni alla settimana, va bene, segui la lezione, perfetto, però poi quando vai a casa, se chiudi i libri, Chiaramente, sì. non ti serve a poco, hai buttato via dei soldi.
arrivi a casa e ti spacchi il quadruplo fino alla settimana prossima. Allora così c'è possibilità di trovare lavoro, assolutamente, perché arrivi a un livello che te lo può permettere. Questo tengo sempre a precisarlo, perché purtroppo non è da tutti, ecco. Sai, quel certo, livello che poi ti fa anche un po' incazzare, perché poi i professori si arrogano pure la cosa di dire l'ho tirato su io questo, sì, ho un mio è vero, studente, esatto, in verità, esatto. Una minchia. In verità, e infatti, in verità i professori sono semplicemente un mezzo, e basta. Un mezzo, esatto. Un aiuto, nulla di più. Sì. Nessun professore ti insegna il mestiere al 100% per dire ok, sei pronto a lavorare, ti aiuta, certo, a insegnartelo. Cioè te lo insegna aiutandoti, però poi siete, cioè, il 90% del lavoro, sì, la miglior scuola è te stesso, assolutamente. È il confronto continuo. Sì, è il confronto continuo. Mi leggo al discorso di prima, vedi un concept artist che ti fa letteralmente il paion, benissimo, non demolarizzarti, anzi, devi proseguire, cioè devi arrivare a dire ok, posso arrivarci anch'io, e magari lo supero anche. Questa è la giusta testa da mettersi. Bisogna andare avanti come un treno, e basta. Se vuoi qualcosa, te la devi prendere. Aspetta, vediamo se forse ci sono altre domande. Anche ormai siamo andati veramente, siamo quasi alla... Cosa abbiamo fatto? Aspetta, qui segna un'ora. Alla concussione. Ok, ah, ok. C'è ancora un 50 minuti, dai. Ancora una quarantina di minuti. Allora, aspetta, vediamo un po'. Oh, mamma mia, quante domande ci siamo persi, mi sono perso. Mi avevi anticipato, dice Erika, nel commento alla tavola, la regola dei terzi, dopo l'overpainting o anche ora, puoi applicarla per capire meglio? Yep. Poi aspetta, vuoi che ti leggo le altre o andiamo una per volta? Vabbè, leggi, leggi. Ok, poi te le ripeto, non ti preoccupare. Da Rita, per mettere il colore può essere fatto come si fa nella pittura a olio per velature? Assolutamente sì, anzi, il più delle volte anch'io uso questo metodo. Assolutamente, cioè per velature è una delle... Forse è la cosa anche migliore. C'è poi chi è molto bravo anche in normal direttamente, tipo che Keiko Taki ad esempio, anche lui inizia con delle velature in soft light il più delle volte, assolutamente. Però è anche vero che molte volte ormai è talmente a un'alta conoscenza del colore che già in normal ti tira fuori tutta una tavola a colore con un concept finito. Però, beh, siamo sempre lì, è esperienza. Sì. Ok. Poi, Marco Tappelli. Sì. Marco Tappelli, ha senso creare tanti livelli? Io quando disegno creo molti livelli anche per lo stesso oggetto. È un vizio che mi dovrei togliere? Punto di domanda. Dovrei cercare, no, cercare di creare meno livelli possibili? No, assolutamente. Perché? È uno strumento Photoshop. È uno strumento Photoshop che ti permette di far questo? Fallo. Perché? Anzi, è sempre meglio avere tanti livelli, perché un domani che ti metti a lavorare, quando il datore ti dirà, bello, però vorrei far questo, vorrei che il colore cambiasse, sto personaggio non mi piace, sta struttura nemmeno, cambiare tutto con i livelli flattati è un gran casino, tanto casino. Quindi ben venga, assolutamente, cioè, io mi trovo con dei lavori con 200-300 livelli. Guarda, se ti faccio vedere il file di produzione di quel lavoretto che avevo fatto tipo 2 settimane fa su quello spartano. Sì. Cioè là, vabbè, me lo sono portato avanti per un mesetto il lavoro, anche perché l'ho fatto con cura, mi sono messo lì, sono arrivato a 900 livelli, ragazzi, faccio schifo. 900 Madonna. Livelli, 900 livelli di bontà. Sei un pazzo, Madonna. Infatti, guarda, a un certo punto facevo livelli avanzati, chiudevo tutta quanta la roba in un unico oggetto e andavo. Ma ti esploso il computer, Benin. Ma guarda, la fortuna vuole che me lo sono assemblato come dico io, quindi
alla potenza non mi è esploso di... niente. L'unica cosa che mi è esploso è il cervello, perché guarda, dopo una settimana non ce la facevo più, lo volevo chiudere, non ne volevo usare più. E credo. Veramente, che fatto. Però sì, è stato un parto, ecco, e non aggiungo altro. Mamma mia, se per lamentarci. Mamma no, mia, è stato sì, il parto più bello sti della mia concept vita. Artist, io non so, fanno un cazzo mattina a sera, sempre a lamentarsi. So. È stato un bel parto. Sì, no, tanti livelli, sì. 900, ammetto che... Guarda, te lo passo. Impresa, ci sono... No, ma ci credo, Antonio. Sono pazzo, sei. Cioè, a me il computer si fonde, vieni. Sì. A me stava implorando a un certo punto, però diciamo che ho trovato la strada giusta. Poverino, povero computer. Beh, vabbè, no, c'è invece... da dire. Vai, Christian, vai. No, niente, no, io invece, non avendo mai avuto PC molto performanti, ho sempre dovuto lavorare... Fattare in continuo. Sì, perché... E pregare... Quindi per evitare problemi con il cliente, come accennavi giustamente tu, mi faccio diverse versioni dello stesso file, certo. E poi le cancello a fine lavoro. Purtroppo. Sì. Aspetta. Dicevi, Antonio? No. Stavo pensando a quante versioni dello Spartano l'ho preparato, tante. Infatti ho fatto un file zip, l'ho chiuso, con tutta la roba che ho creato, 7 giga e 75. Morround. 7 giga e 75. Ho fatto pure dei wallpaper, insomma, vabbè. Ok, questo è eccessivo, lo dico per sì. Tutti. Non so, ragazzi, sono una brutta persona. Sappiate che questo è eccessivo. Madonna mia, un pazzo. Sì. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Vai, fate. Commentate. Allora. Federica, la bravissima Federica Porpora Anastasio. Grande Fede. Una bravissima. Sì, una bravissima. Quindi bisogna usare i livelli con un minimo di senso, no? Spesso i livelli nei miei lavori sono messi un po' a random, livello con mini correzione in moltiplica, poi alto livello con alta correzioncina in normale, eccetera. Ecco, diciamo che abbiamo quasi lo stesso problema, Fede, parli con la persona sbagliata, sempre pronto. Io sono un casinista nato. Bisogna sempre essere pronti a modificare... Dicevo, ho bisogno sempre essere pronti a modificare l'artwork in base alle esigenze di un possibile art director, cioè, sto discorso vale anche per i concept astratti senza indicazioni precedenti? Io diciamo che una buona gestione dei livelli, e per buona gestione intendo nominarli, ovviamente, creare delle cartelle in maniera sensata e cercare di preparare il lavoro in maniera sensata. Se sapete che avete una creatura in cui il punto focale sarà il volto, magari fate un gruppo di livelli per lo sfondo, un gruppo di livelli per il corpo, un gruppo di livelli per l'armatura che magari va sul corpo e un gruppo di livelli tutti messi in cartelle per la testa, ad esempio. In questo modo potete gestirvi i macro blocchi in maniera abbastanza elastica senza avere grossi problemi e quindi poter tornare indietro, e se ad esempio unite dei blocchi di livello nella testa non ci sono problemi. Ecco, è quello che faccio io. In questo modo dovreste riuscire a gestire abbastanza bene tutto quanto. Poi ovvio che per immagini complesse, come magari può succedere in un matte painting, il discorso è diverso, anzi questa cosa qui deve essere portata all'ennesima potenza, perché la gestione dei pezzi di immagine deve essere veramente molto buona, anche perché vanno in mezzo altri tipi di discorsi che sono legati anche al frame, insomma tutta un'altra questione.
Aspettate, ok. Ah, c'era la regola dei terzi, giustamente, in effetti, che sono sì, la regola dei terzi. Ecco, qua ti stavo guardando. Allora, regola dei terzi, vai. Importante, appunto, specialmente, ma in tutte le immagini, per carità, però nell'Envy a maggior ragione, visto che si lavora quasi sempre in widescreen. Funziona, è una sezione che fai del lavoro. Ora, modo per concentrare i punti focali di un'immagine. Nel senso, in questa immagine, ad esempio, noi abbiamo come punto focale quella che è l'altalena, la costruzione dell'altalena, e quello che è alla fin fine la colonna portante che sostiene l'altalena e la colonna portante anche di questo bosco, di questo giardino, che è questo albero qua. I punti focali della regola dei terzi ti aiutano, ti guidano alla leggibilità dell'immagine. In questo caso, ad esempio, io appunto metterò grosso modo l'altalena in questa sezione qua, per concentrare l'immagine, diciamo, sull'altalena, e l'albero bene o male posizionato nel punto focale di sinistra. Qua volendo possiamo sfruttare anche questi per andare a creare altri punti focali dell'immagine, però per ora non ci servono perché comunque vogliamo concentrare l'occhio qua e qua. Infatti c'è la luce, serve anche a questo ovviamente, in questo caso. Fuck. Foto. In questo caso la luce va a brillare questa porzione qua dell'immagine. Quindi vado a concentrare l'occhio maggiormente in questa sezione qua della regola dei terzi. E qui ho la mia colonna portante che è appunto l'albero. Volendo, possiamo sfruttare ad esempio questi due punti per la regola dei terzi per andare a leggere molto meglio quella che è l'altalena. Nel senso, se io ora dovessi mettere. Dov'è? Se io dovessi mettere un props in più per far leggere meglio la mia altalena, l'immagine, okay, posso andare a fare una sorta di radice di ramo, di albero, pezzo di albero che esce fuori dalla quinta. Okay. Che esce fuori dalla quinta, posizionata più o meno su quella che è la griglia, in modo da avere un indicatore verso la chiave di lettura. E la regola dei terzi mi aiuta proprio in questo, a far leggere meglio l'illustrazione, il concept. Infatti è sempre meglio iniziare col farsela, non dico subito, ma quasi. Poi ovviamente andando avanti col tempo ti servirà magari sempre meno o ti servirà lo metterai alla fine dell'immagine perché ce l'avrai talmente tanto in testa ormai come regola che Sì, la metti all'ultimo per aggiustare giusto due cose e basta. Però inizialmente per chi è diciamo ancora in fase di lavoro, di studio, se la deve fare diciamo decisamente prima. Già dallo sketch buttare giù la regola dei terzi e in base a quella strutturare quello che è lo sketch finale per poi lavorarlo. vediamo se ci sono altre domande. Ok. Vai, vai, senza paura, ragazzi. Chiedete, chiedete. Ok, ci fanno i complimenti per il live. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Oh, aspetta, aspetta, madonna, mi ero perso anche questo. Scusatemi, scusatemi, scusatemi.
Se il buon Sergio Panzarella si era perso il link. Aspetta, dai, Oh, ok. Sergio. Ok, no, per fortuna ci hanno pensato gli altri, perché si aspettavano me, poveri. Allora, ecco, un'altra domanda di Marco Taffelli che mi ero persa. A livello lavorativo, qualche consiglio per l'organizzazione, così da evitare di metterci troppo per un lavoro rischiando di arrivare con l'acqua alla gola? Cioè, come ti organizzi a livello lavorativo tutto quanto? Sei tipo un task, una commissione privata? Bella domanda. Allora, innanzitutto devo capire quanto tempo mi ci vuole a fare quella determinata cosa. In base a quello vado a strutturare appunto il time di lavoro. Ok. Quindi, cioè, tanto da sapere se oggi magari posso finire un altro lavoro per togliermelo oppure me ne posso andare al mare. Semplicemente perché comunque ci sta, è una cosa importante riuscire a trovare il tempo per staccare. Per andare al mare. Per staccare, ma veramente perché cioè lavorare tanto fa bene in questo campo perché ti aiuta tantissimo, però ci sono i momenti dove devi staccare proprio per le idee, perché il cervello comunque continua a lavorare Mandate sempre. di ascolto, dovete dinare come dei bastardi. No, no, ma assolutamente, assolutamente. Però staccate anche Sì, brava staccata, sì, no, è vero. no, vabbè, se no ci esci di testa, veramente. E poi niente, una volta che ho strutturato bene il time di lavoro, come dire, comincio a preparare tutta la ricerca Ok, completamente. Quindi faccio una ricerca fotografica assolutamente di quello che devo fare, con tanto di reference, concept. Tavola colore per poi iniziare a dedicarmi almeno mezza giornata di studi con gli sketch e poi continuare a finalizzare il concept. Ti sono mai capitati dei clienti un po' ostici, per cui ti davano, perché spesso e volentieri alcuni clienti non, ti fanno una richiesta, ma loro per primi in realtà non sanno che cosa vogliono e si aspettano da te qualcosa che loro hanno in testa e quindi ti fanno fare un continuo. Aspetta che sei sparito, Steve. Vabbè, immagino che voleva dire ti fanno fare un continuo avanti e indietro con le Sì, sì, cose. sì. Una Sì, voglia. assolutamente sì. Purtroppo più di una volta e purtroppo un po' mi duole dirlo. Più delle volte sono italiani. E questo un po' mi dispiace, però è così. Perché lavorando nel settore estero, di queste cose qua non ne sento neanche l'ombra. Quindi Mentre diciamo invece. c'è più creatività, o non più creatività, più che altro c'è più via libera, cioè più libertà per queste cose. Sì, ma più che E altro ti fiducia chiedono, anche. cioè quando ti chiedono, sanno già quello che vogliono. Eh beh, sì. Molti invece qua in Italia ti chiedono ma non sanno neanche quello che vogliono. Quindi è un casino. Quindi ti ritrovi a dover lavorare su qualcosa che non è ancora ben definito e il tuo lavoro quale sarebbe? Cioè visualizzare il concetto. Ma se quel Sì, concetto non è ancora ben definito, sono cavoli, parecchi. beh, certo. E quindi sì, no, comunque sì, purtroppo sì. Assolutamente, lì sono delle gramagagne perché sai già che sarà un lavoro maledetto. Diventi lo psicologo del tuo cliente, praticamente. Esatto, cosa che non vuoi fare assolutamente perché dovrai rimettere mano sulla tavola per 2 miliardi di volte, quindi questo ti farà girare parecchio
le bones. Chiaro. Okay. Questo quindi... tra l'altro mi fa, questo discorso mi fa collegare a, ad alcuni post sul, sui tariffari per gli artisti, sì, che sono apparsi nel, nel gruppo. Ad esempio, tu come gestisci il, le fasi di lavoro rispetto ai pagamenti? Mi spiego meglio. È ovvio che per noi dover rimettere mano a un lavoro è una questione di soldi, nel senso, perché comunque impieghi ore, certo, per questa cosa. Tu, tu ad esempio come fai? Dividi, hai un costo orario oppure ad esempio hai delle tariffe fisse per cui gli dici guarda, per ogni correzione, a prescindere dalla correzione, io ti do, io voglio 50 euro. Allora, capito, normalmente dipende, questo dipende dal, dal tipo di azienda per la quale lavori. Ci sono aziende che lavorano magari, ti fanno lavorare a ore, ti pagano a ore, e il tariffario, quello che è mio, varia dalle 25 euro l'ora alle 20-25. E invece altre, altre aziende invece che vanno a concept, a lavoro. Mm-hmm. Normalmente trovi quelle che magari ti fanno 500 euro a concept, 800. E, sketch, allora io di solito il template di sketch, da almeno di 10 sketch li, li faccio pagare più o meno sui 200. Ok. E le correzioni, il, se ce la faccio mi faccio pagare, il più delle volte invece ti rompono le palle. Vabbè, e no, allora no, vabbè, te cosa fai? Te devi fare... ti fai la correzione. Nel gruppo, beh, certo, nel gruppo ho inserito anche un documento, adesso lo apro, molto interessante, che ho preso da, da Darren Yeo, che, scusami, da, madonna, ogni volta mi confondo, accidenti a loro. Lo apro, file, dall'amico suo, da, porca miseria, da coso, il famosissimo, preso da il mitico, il grandissimo, il famosissimo, no, mi ricordo, non Jonas De Roo, un altro, l'amico di, del cuore di Darren Yeo, che sono due, due grandi, dove spiegava, dove parlava appunto di per quanto riguardava le, il lavoro di freelance e i pagamenti. Devo dire che gli americani fanno proprio un discorso globale sull'anno anziché sul, sul, sul singolo lavoro, e ci sono tutta una serie di regolamentazioni interne loro che sono molto interessanti. Vi consiglio di andare a leggervelo, poi comunque ho già in previsione di inserire dei documenti da aggiornare per quanto riguarda appunto le tariffe, tariffari, metodi di anche di presentazione del lavoro, che spesso queste cose nell'atto pratico sono uno dei, dei principali problemi di chi inizia, perché dici ok, ho raggiunto, anche se non ho raggiunto magari una qualità eccelsa, ho comunque un cliente che mi sta chiedendo un lavoro, bene, quanto gli devo chiedere? Devo essere io a chiederglielo? Ci sono un sacco di domande legate a, a questo aspetto che sono, sono, sono veramente un grosso muro. Mi spiace che non possiamo rispondere adesso, però vabbè, insomma, è in previsione. Altre domande che ci sono giunte? Allora, domanda raffica. Ecco, Luigi Ranieri. Quindi è sempre necessario usare la regola dei terzi per impostare un'illustrazione. Quale punto devo scegliere? C'è una regola precisa? Poi aspetta, ti leggo le altre. Sempre legato alla regola dei terzi, il stupendissimo Giovanni Mauro, io insomma lo amo. Lo amiamo tutti. Ma, ma solo perché è esteticamente più bello. ma non è che potresti spiegare le regole la regola dei terzi su un portrait verticale, su una versione verticale, in particolare per gli sfigati che fanno 3D e vogliono mostrare un loro concept con sfondo neutro? Come fai a enfatizzare il personaggio creando un'immagine comunque dinamica? Io direi che a questa domanda potremmo non rispondere, perché Giovanni è già bravo, non è che lo possiamo aiutare ancora di più. Non meriti risposta, Giovanni. Esatto. E poi ultima domanda di Sergio Panzarella. Come passare da un dipinto molto elaborato in scala di grigi ai colori?
Okay. Facciamolo lavorare questo Max. Eh? Ok, vai, rispondi, allora. Parti con la regola dei terzi. Sì, allora, regola dei terzi, allora, se vuoi un'immagine che legga bene, leggibile, te lo consiglio, sempre, assolutamente, sempre, perché eviti parecchie magagne. E comunque è giusto, cioè è il tuo lavoro e la regola dei terzi fa parte di un tuo buon lavoro. Quindi non farla è sbagliato. Fai già un lavoro poco pulito. Quindi te lo consiglio. Per quanto riguarda invece Sergio, come dicevo prima, cioè, ci sono tanti modi di colorare. Appunto, ripeto, con fotografia, quindi con texture. Oppure ti scegli una tavolozza colore prendendo altri concept, fotografie o altro e inizi a dosare dei livelli di a strati di colore. Quindi inizi col soft light, ad esempio, o l'overlay, o il colora, o il moltiplica se hai delle zone molto chiare. E devi procedere più delle volte a strati. A strati, mettere un colore base, anche due, e poi iniziare a strati, come appunto nella pittura olio, a tirar fuori, a venire sempre di più in fuori con il colore, quello che è la definizione del colore. E mettere una texture per iniziare a colorare con la texture è un modo per avere anche una tavolozza colore, come dicevo prima. Ad esempio, aspettate un attimo, magari poi lo carico questo. Dov'è? Intanto sto postando anche l'overpainting che ho fatto per il Bucci con le indicazioni, con alcune indicazioni. È una roba proprio brutale. Ok. Vedete che Infatti, qua se il Bucci è collegato, può vederlo nel suo post e rispondermi. questa qua poi la posto in Kai. Sì, certo, assolutamente. Perché qui faccio un po' vedere un attimino il passaggio. No, postala come si dice, nella pagina però dell'episodio, così rimane Oddio, tutto lì. Ti aspetta, dimmi. do il link. Vai. Ecco qua. Così rimane tutto lì. Domande, discussioni, tutto Dove me l'hai quanto. mandato il link? Su Facebook. Ah, ok. Ok. E così rimane tutto lì. Spero che non ci siano problemi. Lo metto direttamente nell'episodio? O Sì, sopra? nell'episodio, sì. Ok, perfetto. Mettilo lì, che poi lo metto in testa al. Così sono collegati al video. Ah, questa è l'ultima immagine che hai fatto, molto bella. Ti ringrazio. Infatti avevo preparato per Kai che poi volevo postarla appunto aspettando la puntata. Ho preparato proprio degli step. Ah, ok, grande. Grande. Se trovo il tutto ogni volta, belli che bordello, Madonna. Ma intanto vediamo che cosa sta facendo Antonio. No, la mia è privata, privata. Va bene, ho messo sul mio così. Dai, Penso, vai, per dare un po' di privacy. sto facendo una cosa che non c'entra un cazzo con la concept art in questo momento. Sto realizzando un meraviglioso video con After Effects, per cui Aspetta, non che io so come. intanto mi sono anche. Devo dire che è difficile, mi sono perso anche un pochino la chat su YouTube. Pensavo che dovevi fare la cacca. No, No. c'è Fede che dice 3 anni in accademia, una perdita di tempo e di Non ha. soldi. Mi sto domandando che sto facendo perdere la voglia di fare. Devo finire, ho fatto l'ultimo anno, c'è la bottega cinquecentesca, 2 anni fa non ho toccato una matita. Ecco, una cosa
cioè, diciamo, divertente, perché alla fine mi rendo conto che spesso e volentieri quando parlo con i ragazzi o con altre persone del mio lavoro sono sempre molto critico e parlo rispetto proprio alla produzione, al lavoro, quindi è una cosa molto, come posso dire, tutta agitata, come posso dire, sempre molto nevrotica. Perché chiaramente io quando parlo del mio lavoro parlo di quanto mi fa impazzire il fatto che devo seguire quattro progetti insieme che non me ne frega niente e mi fanno tutti quanti Esatto. impazzire, no? Mentre magari i ragazzi hanno bisogno di anche di, boh, non so come dire, di qualcosa di divertirsi a fare queste cose. Per non farsi prendere troppo dall'ansia poi del fare il lavoro in sé. Ti ho rimesso, sì, ok, ti ho rimesso visibile. Non lo so, tu ai tuoi studenti di solito consigli qualcosa, qualche esercizio particolare? Sì, assolutamente sì. Stretching, tipo. No, allora, innanzitutto gli dico sempre di andarsi a vedere in giro gli ultimi concept usciti degli ultimi giorni, imparano parecchio da lì. Tanto sto facendo un attimo a vedere come passare velocemente un attimo col colore. Sì, sto vedendo, bellissimo. Consiglio, io personalmente mi addestro in questo modo, faccio finta, esce Last of Us, perfetto, faccio finta di essere nel team della direzione artistica di Last of Us, e mi metto a fare Ok. tavole alla Last of Us, perfetto, Esatto, sono hai nel team visto. di Dark Souls, e boom, consiglio questo, consiglio sempre di prendere già spunto da quello che c'è, perché intanto c'è, quindi puoi prendere spunto per l'immaginazione. E intanto impari anche, perché impari, vedi un po' come mettono le luci, come mettono i colori, il tipo di atmosfera. Sempre devi, è come se facessi parte del team, diciamo, artistico, magari. Ok, qui Giovanni Mauro dice che stai guardando i porno. Ok, Io? Cazzo, mi ha scoperto, quindi. a questo punto la domanda è lecita. Quanto è importante vedere i porno per un concept art? Scusate, Tantissimo, chiedo ragazzi. scusa, chiedo scusa, Tantissimo. chiedo scusa. Questa è la No, domanda. ma è tantissimo. Tantissimo. Cioè, assolutamente No, tantissimo. no, no, no. Saltiamo, 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 chiedo scusa. Allora, quanto è importante Ok. guardarsi allo specchio? Invece, ecco, una cosa invece seria. Rita, che tu non conosci, io l'ho conosciuta di persona, lei è una pittrice, sta facendo accademia, tutto quanto. E non è l'unica che conosco che ha il problema di come passare dal tradizionale, Sì. no, al digitale. Credo che sia. Tu che consigli puoi dare? Perché lei, diciamo che non riesce ad avere lo stesso feeling, cioè per assurdo dipingere a mano Gli per riesce più certi facile. versi. No, sì, nel senso è più facile rispetto che capire come funzionano i livelli di Photoshop. Oppure come fare a replicare un certo tipo di effetto che, cioè per lei risulta molto, da quello che ho capito, risulta un po' macchinoso, no? Non riesce ad avere quella stessa Certo. immediatezza, anche se poi a conti fatti riuscire a mischiare i colori ad olio, preparare la tela, è sicuramente molto È complesso. molto complesso, assolutamente, ma più difficile proprio. Eh Cioè. sì. Allora, in verità, se, come dicevo prima, se vieni dal tradizionale, quindi è una fortissima preparazione tradizionale di pittura olio, Photoshop te lo mangi. E appunto il problema è quell'ingranaggio che sta tra il tradizionale e il digitale, l'approccio. Come trovare l'approccio? Bella domanda. Banalmente posso dire, devi metterti lì e di testa proprio darci delle belle cornate.
perché in verità i livelli di Photoshop sembrano incasinati, anch'io non ci capivo quasi nulla. In verità poi alla fin fine è semplice, è come dei fogli d'acetato, è come se lavorassi strato per strato su fogli di acetato. E l'unica cosa è stare, diciamo, attento quando vai a flattare magari dei livelli con sotto niente background, quindi magari sono dei livelli in color dodge, in soft light, se non hai un background pieno sotto vai a perderli, però non c'è, cioè nel senso è tutta, ci devi mettere, devi provare, non c'è un trucco, ecco, devi semplicemente capirne un attimo il meccanismo, devi immaginare appunto come dei fogli di acetato che, quella, sulla quale puoi lavorare sopra strato per strato. Guarda, apro un secondo, ti rubo un attimino la, la scena, Max, sì, scusami, sì. Soltanto per... Per andare a spiegare un attimino giusto al volo a, a Riccardo il lavoro che ho fatto sul, sul suo overpaint, sì. Cioè il lavoro di overpaint che ho fatto sul suo lavoro, la dislessia portami via, porca miseria, allora, in teoria vediamo un po' se si vede, ma si vede? Aspetta, si dovrebbe vedere. Infatti, purtroppo io ho un lag terribile. Ditemi voi quando, quando si vede la schermata. Quando, quando la vedete io parto. Si vede? Si vede? Sì. Sì, si vede. Dovrebbe, dovrebbe funzionare. Aspetta, faccio giusto una cosa per capire se... In... Devo capire se è questa, e vedo bianco pure. Ah no, aspetta, questa aspetta. Qua? Vedo, vedo qualcosa, sì, sì, sì. Ok. Okay. Che cosa... Vabbè, io in effetti la vedo bianca, non capisco perché. Ok, ora non vedo più nulla. Oh. Aspetta, aspetta, aspetta. Che cacchio ho fatto? Scusate. Forse devo fare così? Ok. Ok. Adesso okay, vedi okay. Photoshop? Yep. Aspetta, e se faccio così? Non vedete una cippa? No. Giusto? Yeah. Perché? 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 Ci dovrebbe vedere... Allora, rifacciamo, scusate. Niente, devo mettere per forza questo. E adesso si dovrebbe vedere il disegno. Si vede bianco, si, bianco, vede quadro... si vede tutto bianco. Non capisco per quale motivo. Questo è l'intervento che hai fatto sul disegno. Allora, sono esattamente, sono partito da zero. Sono partito da zero. Non vedo più nulla. Porca miseria. Cioè, io non riesco a mostrare lo schermo, scusate, ma... Postalo, postalo. L'ho già postato, però volevo spiegare giusto al volo... È quello che c'era. Stai praticamente condividendo la soltanto la finestra, dovresti condividere lo schermo, mettere a tutto schermo Photoshop. È già tutto schermo. Lo schermo per... No, tu stai condividendo soltanto la finestrella. Tu. Aspetta, aspetta, aspetta. Tu, come ti permetti? Quindi, aspetta, no. Schermo intero? Schermo, così. Allora, così vedo l'infinito e oltre. Quindi se, però se passo in Photoshop dovreste, voi dovreste vedere eccolo. Photoshop. Lo bello. Vedete? Sì, aspetta, mo si vede, ecco. Perfetto. Si vede? Perfetto. Okay. Grande. Va bene. Niente, questo qui è il lavoro di, del buon Bucci. Bucci! Bucci! Ok, Bucci. Scusate, ma io e Bucci siamo amici. Ciao, caro. Lui mi capirà. Ok, un saluto al Bucci. Imparerete ad amarlo anche voi. Niente, lui ha fatto questo bellissimo drago cinese blu,
con un guerriero. Purtroppo l'atteggiamento del drago, io l'ho interpretato così, poi magari mi smentirà lui. Purtroppo l'atteggiamento del drago è molto aggressivo, il guerriero se ne sta per i cavoli suoi, e l'immagine è molto rigida per via del fatto che la lettura a livello compositivo e a livello di lettura proprio della storia è un po' ferma, un pochino stagnante. Per cui ho ribaltato l'immagine e ho cercato di fare una scena un pochino più d'azione, in cui il drago sta per attaccare e il guerriero a sua volta gli va incontro. Cosa è successo? Ho inserito degli elementi per quanto riguarda il background, verticali e orizzontali, quindi si vanno a incrociare, e per quanto riguarda la lettura e la composizione degli elementi, quindi creatura e il personaggio, che sono i due elementi principali, questo tipo di composizione e di movimento, con questa linea di forza, per cui dando anche un movimento in più alla coda del drago, no? Che finisce poi per circondare il guerriero, in modo che la lettura dall'alto verso il basso, sinistra verso destra, porti al guerriero e poi al drago, la testa del drago e di nuovo al guerriero. In questo modo c'è una sorta di doppia, tripla lettura che poi è il dinamismo dell'immagine. Niente, tutto qui. Se ci sono domande, al buccio, scrivi direttamente nel post. Bene, ritorniamo dal buon Max, perché ormai siamo in chiusura. Okay. Siamo ormai 18:52, vediamo se ci sono altre domande dell'ultimo momento. No, ok, non mi sembra. Bene, Max, vediamo a che punto sei arrivato tu. Io sono qua. Stavo un po' giochicchiando con la colorazione. Appunto, come dicevo prima. È una cosa importante la potenza di Photoshop, provare, nel senso, provare con i blending di Photoshop, perché sperimentare, Photoshop a me piace tanto perché mi permette di sperimentare tantissimo, e ripeto, ogni volta scopro sempre qualcosa di nuovo. Quindi non fermarsi mai, ripeto, se ti viene in testa qualcosa, sappi che al 101% con Photoshop puoi farlo, assolutamente. Quali sono gli strumenti, il gruppo di strumenti che usi di più in Photoshop? Quando voglio di cazzeggiare, insomma. Ma quando voglio di cazzeggiare lo uso proprio tipo tela, nel senso semplicemente pennello e butto giù roba così, anche senza senso. Mi piace tantissimo utilizzare come strumento le curve, sia nel colore che nel grigio, mi piace tanto perché già con quello io vado a creare una sorta di mood, di ambiente, di atmosfera, giocando con le luci, con il grigio oppure con i colori. Quindi desaturandoli o sparaflesciando un po' di più la luce, oppure andando a chiudere il cerchio, stringere il cerchio di luce. Gioco tantissimo con le curve, quello sì. È uno strumento che uso tantissimo. E poi i blending, proprio inizio dal normale e comincio a scorrere giù, tac, 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 tac. E mi guardo un pochettino tutti gli effetti scenici che vengono fuori col colore e con le luci. E mi diverto tantissimo, siccome a me piace anche tanto la fotografia, mi diverto tantissimo a giocare anche con diciamo le foto, con sovrapposizione di foto e giocando poi con i blending, vedere un po' cosa esce fuori. Perché tutto fa brodo alla fin fine. Nel senso, se esce fuori qualcosa di figo, qualche effetto figo, perché non utilizzarlo? Anche solo come base. Cosa che non uso mai è l'opacità, invece, e il flusso. Quello perché non mi serve. Ho il Rappresentano un transfer. Non ho mai mistero capito a cosa particolare. serve, in realtà. Non ho mai capito a cosa serve sto cavolo di flusso.
E neanche quel puntatore a forma di aerografo. Niente. Ok. Il flusso e l'aerografo sembra appunto per l'effetto aerografo, però magari ne parliamo poi in un'altra occasione, magari con un esperto di Photoshop. Esatto. No, ci vuole un esperto di Photoshop, ad esempio, come Antonio, minuto. Un esperto di flussi. Ma scusami, io devo parlare di una cosa che non so. Che cacchio? Allora, non so se senti male, se sono io che sto laggando. Sono io, sicuramente, perché sto cedendo. La mia connessione sta cedendo. Bene, sì, ormai siamo ai limiti estremi della costellazione, infatti iniziamo a dire... Bene, ragazzi, se ci sono ultime domande al volo, proprio gli ultimi secondi, no? Ok, se non c'è niente, vi do circa 2 minuti per scrivere qualcosa. Non fate gli spiritosi, E poi facciamo gli ultimi saluti e chiudiamo. A meno che Mirko, anche Massimo ci voglia dire tipo qualche ricetta particolare genese. Allora, ad esempio, io consiglio il panettone genovese. Il pardubuse, mamma mia, sì. Che buono, mamma mia. Tra un po' si mangia, 3 mesi. Sì, infatti. Buonissimo, calorico da morire, Però, cavoli, se buono. È il flusso canalizzatore. Esatto. Che era i gami? Alfa Hawk. Ok. Insomma, dai, direi... Beh, questa immagine... Cioè, a me fa schifo, però... No, scherzo. Aspetta, ingrandisci un po' l'immagine. Metti a tutto schermo. Premi F. Vai. So, aspetta, che non vedo un cazzo, che sono al buio. Vabbè, lo zero. Cosa stai facendo al buio? Allora. Ok. Bella. Sì. Gran lavoretto. Non so, in realtà vorrei sentire, visto che il lavoro è di Erika, vorrei sapere da lei se c'è qualche punto in particolare che non le è chiaro, che magari... Sì, vai. Che magari non... Adesso le scrivo direttamente. Ok, l'ho scritto in privato chiedendole se ha qualche ultima domanda da farti. Ok, mi ha mandato un cuore enorme per te. Adesso io, cioè prima di cominciare, Max mi ha detto che insomma lui è fidanzato, quindi non vorrei metterlo nei guai. Per parità, sappiate che anche Daniele Scerra ha mandato un cuore a Massimo. Quindi... Ma perché c'è una storia d'amore dietro, in privata. Okay. No. Lo ammetto. Niente. Okay, pare che... Aspetta, vediamo. Rimaniamo un attimo in attesa. Sì. Ok, no, mi dice che tutto chiaro e che ti odia, quindi... Eccola, come al solito, veni tutti maledetti. No, non è vero.
Aspetta, aspetta, qui qualcuno ha pubblicato qualcosa. È arrivato forse quello che... Aspetta, aspetta. Ah no, qui Marco mi dice la prossima volta l'overpainting lo voglio pure io, così lo uso per il portfolio. Giustamente. Purtroppo devo dire che si deve mettere in fila perché io ho già dato a Massimo 2-3 lavori da fare a me, per me, quindi... Quindi Massimo fa il portfolio a tutti. Faccio il portfolio di tutti. Cacchio. Ah, ok, ho postato, che me l'ero dimenticato, l'immagine step by step. Ah, ok, bravissimo. Va bene, dai, io direi che abbiamo concluso per questo giro. In realtà spero di ho avuto mi è venuto adesso il dubbio, spero di aver spiegato un attimino bene in cosa consiste questo gruppo e il tipo di interviste. È fichissimo, è divertentissimo. Ci sballo. La prossima volta portiamo anche i dolcetti. Dai. Ah, alla grande. Spiego un attimo al volo una cosa, scusami. Vai. Allora, semplicemente, vabbè, ho allargato un attimino quello che è il background, ho fatto vedere qua cosa c'era, perché sembra che ci sia quasi un burrone, un precipizio, invece continuo la scena, ho continuato. Ho leggermente abbassato quella che è un pochettino la linea prospettica, okay. E poi ho riempito quello appunto un po' di background, ripeto, per far vedere un attimino bene bene l'ambiente. E basta, alla fin fine non ho fatto nulla di che, cioè non, nient'altro da fare, ecco. Andava bene o male, andava abbastanza bene già come immagine questa. Semplicemente mancava appunto un po' di background da aggiustare leggermente la linea prospettica dell'orizzonte, fine. Tutto qua. Ok, vabbè, chiaramente Massimo parla così perché teme le ritorsioni di Erika. Però no, sto scherzando chiaramente. Va bene ragazzi, un grazie enorme soprattutto a te, grazie a voi. Antonio, ma soprattutto a tutti quelli che hanno partecipato, che hanno seguito questo primo episodio di Kai. Infatti, grazie davvero. Non so, hai qualche saluto, ringraziamento? Vuoi salutare la mamma? No, grazie veramente a tutti. Cioè, è stato divertentissimo e figo. Allora. Ok, ottimo, sono contento. Sicuramente Massimo, visto la disponibilità, lo avremo, spero, altre volte. Certo. Quindi, ha detto certo, l'ha detto, registrato, per cui... Okay. E prossimamente comunque avremo anche altri grandi artisti e un ballerino un ballerino e un borso volante parti marziali. Mi piacerebbe il ballerino, raga, chiaramente. Okay, e chiaramente per fare audience abbiamo preparato un episodio tutto solo di gattini. Allora io direi Sergio Cosmai, Riccardo Bucci al ballerinaggio. Ok, va bene. Va bene, dai, un saluto a tutti quanti. Di nuovo grazie. Antonio, tu hai l'ultimo saluto? Io vorrei salutare mia madre che ha cercato di entrare in casa. ma io mi sono chiuso a chiave. Porca, ho dimenticato di bermi il caffè. La prossima volta probabilmente me la presento. Ok, va bene. Perfetto. Bene. Perfetto. Anche questo è fare concertare. Anche questo è Kai. Anche questo è Kai, esatto. Kai. Bene, un saluto a tutti. Un saluto, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie a te, Steve. Davvero. Ciao, ragazzi. Ciao, belli. Grazie. Ciao. Ciao.